una cazzata, mi sto per cagare in mano, stiamo per giocare a Five Nights at Pokémon. E nulla, io ho l'ansia perché ho paura di sti giochi, io l'horror non lo so fare ed eccolo qua. Five Nights at Pokémon, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo episodio dei videogiochi Pokémon a tema horror. Dei videogiochi horror a tema Pokémon, l'ho un po' confusa, ma ci sta perché sto avendo l'ansia dentro. Perché oggi, come avrete letto dal titolo sicuramente, in generale, come avrete sicuramente capito, stiamo per giocare a Five Nights at Pokémon. Premessa: Five Nights at Freddy's, il gioco da cui è tratto poi questo gioco, questa sua mod, potremmo chiamarla, ma non è una mod, è proprio un altro gioco. Questo gioco non mi è mai piaciuto particolarmente, ragazzi. Però quest'oggi, dopo aver visto questo titolo tra i commenti, ho pensato che fosse un'idea carina provare a giocarlo insieme ai Pokémon per vedere un po' di che cosa si tratta. Non l'ho mai preso in mano, so come funziona il gioco, ma non mi ha mai entusiasmato. Oggi andremo a vedere di che cosa si tratta. Se volete vedere altri video di questo genere, ah, questo qua tra l'altro sarà il secondo video della giornata, probabilmente, ma non lo so. Se volete vedere altri video di questo genere, lasciate un bel mi piace e commentate consigliandomi altri giochi. Detto ciò, ragazzi, new game. Allora, perfetto, non ho mai aperto una roba del genere. Pokémon Spitz, ok. Looking for security guard to work from. Ok, perfetto, dobbiamo fare la sicurezza, cioè dobbiamo fare il guardiano. Non mi fai leggere, ok, perfetto, questo qua è l'annuncio del lavoro, noi siamo andati al lavoro. Prima notte, io sapete che non supererò la prima notte perché io sto gioco non ci so giocare. Allora, datemi sta interfaccia. Tra l'altro spero che non laghi il video e non faccia cose strane perché poi bestemmio Dio, cioè non, e non va bene come cosa. Beh, bello, bello sto gioco, raga. Ok, Keldeo, Ampharos. Oh, figo, ok, ho come l'impressione che quelli lì siano i nostri. Ok, c'è un telefono che. C'è un telefono. Sì, co come si fa a rispondere al telefono, raga? Cioè. No, no, non mute call, non mute call, ti prego. Parla. Boh, non c'è più. Cosa cazzo è sta roba? Ok, togli. Ok. Oh, aspettate, eccole qua, queste mi servono. Oddio, che cazzo sei tu? Ah, ok, è il nostro robot, ok, ci siamo. Ci siamo. Devo. Ma esattamente, come faccio io a evitare di perdere? Cioè, allora, qua che cazzo c'è? Quello è la Panni, quello è il tipo, mi sa che ci manca Blaziken. Che bella la vita. Vediamo se. No, non è qui. Porca di qua. Click and. Cosa vuol dire click and hold? Cosa vuol dire click and hold? Ma vaffanculo, che è sto schifo? Cos'è sto schifo? Come funziona sta roba? Toglila, via. Ma vaffanculo, va. Allora, qua anche nulla. Io c'ho, vi giuro che. Io c'ho l'ansia di levarmi sta roba, vi giuro. Oddio. Ma vaffanculo. Ah, aspettate, non è che magari il fatto che ci sia la musichetta vuol dire che c'è il tipo? Oddio, avrei dovuto informarmi prima di giocare a sto gioco. Veramente. Cos'è sta roba qua? Tra l'altro bello l'ambiente Pokémon con le sedie qua, tutto molto figo. Però, tipo devo trovare sto Combusken che non lo vedo io. Ma mi sta a significare che qua. Cosa significano sti rumori, raga? Ah, silenzio, mi ero rotto il cazzo. Fai vedere qua se siamo ancora. Ok, no, questi ci sono tutti, eh. Questi. Ok, sono già. Ho retto un'ora. Ho retto un'ora e sto cercando negli angoli, negli anfratti. Spero che tra l'altro l'audio non vi stia devastando le orecchie. Però, raga, io. Cioè, nel senso. Prisoner got to use. Ah, flashlight. Ah, bella. Fermi. Vaffanculo, cos'è quella roba? La situazione. Ah, e ditelo. Oh, fermi. Ok. Ah, ma ci siete tutti. Non l'avevo visto lui. Devo dare un'occhiata un po' comunque. Magari con la torcia scopro qua. Cazzo, c'era anche quel Porygon, non l'avevo visto, ve lo giuro. Ok, lui è qua. Porygon e Pikachu, quello è un Pikachu. Però aspettate. Dov'era? Qua. C'è anche un Pikachu, ma seriamente?
Ma seriamente c'è anche un ma non lo vedo. Ok. Cos'è quella roba lì? Oh Gesù Cristo. Tra l'altro, minchia, adesso che c'è la torcia, c'ho più ansia di prima. Questo è sempre. Oh, finché si qua. Ma quell'altro è un altro mostro o è solo un cadavere svenuto? Direi cadavere. Oh, qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Qua c'è quell'orso orribile, perfetto. Ok, voi non vi muovete, vero? Voi state guardando. Minchia, c'è una chitarra rara, la Panni Van Halen proprio. Oh Gesù. Oh Gesù, quanta roba. La Madonna. No, io. No, Dio. Dio mio. Oh, che cazzo, lo sapevo. Doveva andare a finire in un qualche modo così di merda. Vaffanculo, tu sorella. Tu sorella svenuta. Ok, lui, finché lui rimane qua ci va bene, raga, perfetto. Cioè, oddio, ci va bene un parolone. Aspettate, questa roba qua esattamente cos'è? Ah, è out of service, perfetto. Non ci può nemmeno. Cos'è? Che cazzo è sta merda? Allora, fermi. No, non dirmi che è scappato. Oh, figa, è scappato anche con Basken, Dio. Cosa ci fai qua tu? Questo raga veramente non riesco a concepirlo. Dove cazzo è la merda? Spostati. Ah, non si sposta, davvero? Ah, buono sapersi. Io ho già capito dov'è sta merda. Spostati di qua, telecamera, guardalo, guardalo se non è qui. Ah no, non è qui, lol. Ok, quello lì è un Lapani devastato fisicamente. Lui si è spostato qui, ma. Cosa vuol dire? No, come warning. Come warning. Cosa vuol dire? No, 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 che è quel warning? Che è quel warning? Oh. Ah, cazzo, devo ricaricarla, sta roba. Ah, ho capito, questa roba qua va ricaricata. Ah, cazzo, ci sono, ma non ho capito perché. Cioè, questo è il discorso. Buongiorno, signore. Desidera qualcosa? Non lo so, io, cioè, mi sto facendo la cacca addosso in più modi, cioè, veramente. Ok, per ora il nostro Ursaring barra cosa bruttissima non. Ricarica sta roba che non riesco a capire che cosa sia, però va bene lo stesso. Ok, questo qua rimarrà sempre lì per l'eternità. Tra l'altro. Figa, questo qua è qui, mi sa che tra un attimo arriva e mi stupra a sangue. Raga, io ho perso con Basken, cioè io ho già capito che io tolgo la roba qua e me lo ritrovo in faccia. Tipo, questi qua sarebbero per chiudere, vero? Allora, oh, eccoci qua. Let's party. Evviva, non vedo l'ora. Tu rimani lì, mi raccomando. Io, sai vedere. Potenzialmente, questo è la Panni. Potrebbe pure andare da questa parte. Io potrei prenderlo in quel posto. Dove eri? Dov'era quell'altro? Eccolo qui. Lui e la sua tortina. Cos'è quella roba lì? Un Vanilluxe andato male. Come prego? Cosa ho visto? Ah, no, ok. Non ho, ok, no, perfetto. C'ho le allucinazioni, raga. Cose orribili. Che infarto di merda. Ma se metto sta roba qua dovrebbe tornarmi utile qualcosa in teoria. Ok, forse devo fare una cosa molto veloce. Chiudi. Ok. Perfetto, questa porta è chiusa, non può più toccarmi lui. Lui non può toccarmi. Tu non puoi sopravvivere ancora a lungo. Cioè, veramente stai mo. No, 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 no. Se n'è andato anche lui, Dio. No, ricarichiamo sta merdata. No, dov'è Ursaring catafratto? Minchia, Ursaring catafratto doveva rimanere lì, mo ce l'ho nel culo, sangue. No. No, mi viene da piangere. Mi viene da piangere, mi viene da piangere, mi viene da piangere. Dove cazzo è? Mi metto sta roba qua. Cioè, mi sta venendo. No, 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 vediamo questo qua, vediamo. Ehi, zio, vieni fuori. Zio, vieni fuori, zio. Dai, ma pure i bug, no, ti prego. Dove cazzo è la Panni? Minchia, è scomparso. Ok, con Basken sta facendo colazione, va bene, ci sta. L'ho preso in culo. Dove cazzo è Lopanni? Dov'è?
Come si spegne? Come si chiude quella porta? Come si chiude quella porta? Ok, l'ho preso in culo. Adesso io appena tolgo sta roba qua mi salta addosso. Ok, ho perso. Ah, lui è tornato indietro. Ciao. Allora, io inizio a fare questo, raga. Iniziamo a fare questo. Ci allontaniamo per bene. Attiva la luce. Buonasera! Come si chiude sta... Dai, è possibile che non c'è un modo per chiudere sta porta? Cosa vuol dire che è scomparso, raga? Sì, ciao, adesso mi risalta addosso come se non ci fosse un futuro. Click and hold, click and hold. Ok. Oh, ciao, sei tornato alla carica tu. Tu sei insopportabile, sei morto dal 96 avanti Cristo. Io... Ma se tipo rimanessi qui così bello tranquillo, non è che riesco ad arrivare alle 6 di mattina e scialla, cioè. Le 6 di mattina e scialla, cioè. Il basement, ok, potrei anche tipo leggere i nomi, quindi questo qua. Ah. Buonasera. Ok, il jumpscare silenzioso, ma mi ha fatto quasi più impressione del jumpscare normale. Ok. Quindi ho perso. Però ho retto. Cioè, nel senso, pensavo di andare peggio, sinceramente. Non ho fatto la prima notte, ma c'ero quasi. Diciamo che c'avevo il coso un po' sotto il tavolo. Quindi forse avrei. Cioè, non avevo molte speranze. Però comunque, ragazzi, è andato bene. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete dei suggerimenti. Se volete vedere qualche altro episodio. Proviamo a raggiungere magari i 200 mi piace. Se ne volete vedere uno sempre su questo gioco. E in generale, se volete vedere i nuovi. Se volete vedere nuovi video a tema horror, lasciate un commento consigliandomi altri giochi. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a lasciare per l'appunto mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.